quasi apro il video dal bagno. No, perché in realtà ho appena finito di registrare dei contenuti per Instagram per una collaborazione. Non vi dico il caos che c'è tra le cose, prodotti qua, il cavalletto, cioè qua le luci, una l'ho smontata che era qua dietro, l'altra non l'ho smontata perché se la smonto non mi vedete, perché guardate oggi, cioè ultimamente è sempre così grigio, io non mi ci abituo proprio. Io ho un odio profondo per l'inverno, cioè già per una questione personale, perché non mi piace il freddo, cioè io già quello, ma poi d'inverno è sempre buio, almeno qui dove abitiamo noi siamo in provincia di Reggio Emilia, insomma la nostra zona è famosa per il grigiume invernale, e quando è grigio così io ci metto il triplo del tempo a fare le cose che devo fare, cioè io creo contenuti per il web, quindi foto, video, che necessitano di un po' di luce, c'è perché insomma altrimenti non vengono bene, e allora d'inverno devo sempre fare l'impalcatura, luce di qua, luce di là, no è troppo gialla, è troppo bianca, è troppo intensa, troppe ombre, ci metto il triplo del tempo, invece d'estate le procedure sono decisamente più slang, e poi secondo me per quanto puoi avere una super attrezzatura di luci, comunque la luce naturale è la luce naturale, non c'è niente da fare, vabbè su queste cose sono abbastanza fissata. Detto questo, oggi avrei voluto farvi vedere il video dell'albero di Natale, ma non siamo riusciti a farlo perché i bambini la settimana scorsa si sono ammalati e quindi niente, abbiamo rinviato praticamente qualsiasi cosa, ma non volevo lasciarvi senza video, quindi oggi video haul al volo. Vi faccio vedere tutti gli acquisti dello scorso weekend, abbiamo fatto un po' di compere sia natalizie che non, perché ad esempio ci servivano anche le scarpe per i bambini, vabbè. Non vi dico nient'altro, ci spostiamo di là così vi faccio vedere. Rieccomi, allora ho messo la busta qua di fianco a me così vi faccio vedere tutto, tutto per bene. Prima cosa in assoluto che devo farvi vedere, voi dite che roba è. Allora, sono sacchetti del pane, finalmente li ho trovati perché non li trovavo. Tra l'altro su Amazon costavano anche tanto, quindi volevo prenderli, ma questi qua serviranno per creare il calendario dell'avvento per i bambini, perché come tutti gli anni... Noi facciamo il calendario dell'avvento con i cioccolatini e quello invece con i giochini o i pensierini. Questo servirà per i pensierini, sarà un calendario dell'avvento fai da te. Magari la prossima volta insieme all'albero vi faccio anche vedere come faccio, come lo realizzo, perché spero di riuscire a farlo entro la prossima settimana, perché ormai ci siamo, il calendario dell'avvento inizia il 1° di dicembre, quindi. Queste qui le ho prese, sono 50 buste, 25 per Camilla, 25 per Maurizio, ovviamente, costate totale 3 euro e qualcosa. Poi, calendario dei cioccolatini, quest'anno hanno scelto Maurizio e 44 gatti e Camilla i Pokémon. Chiedetemi perché, perché i Pokémon non è che li hanno mai guardati, però a lei piace il personaggio Pikachu, cioè proprio lei è innamorata di Pikachu e quindi abbiamo scelto così. Qui dentro ci sono proprio i classici cioccolatini. Non so se ne prenderemo un altro, perché l'anno scorso avevamo due calendari con i cioccolatini e uno con i pensierini. Adesso vediamo. Passiamo ai vestiti sempre natalizi. No, guardate ragazzi, siamo andati da Chiabi. Cioè, ma sarà bella. No, vabbè, io me ne sono innamorata, i bambini anche. Allora, ne abbiamo prese due, Camilla e Maurizio, che l'hanno voluta proprio uguale. E queste costavano 8 euro ciascuna, c'hanno il pompon, che troppo carine. E ho preso 6 anni per Camilla e 8 anni per Maurizio, perché secondo me vestono abbastanza strette. Infatti mettendole così non erano tanto lunghe. E ovviamente anche per noi, perché quest'anno anche noi abbiamo intenzione di vestirci natalizie, soprattutto Gabriele, perché io tutti gli anni ho sempre messo la maglia di Natale, tutti gli anni, invece Gabriele no, allora ho detto no, quest'anno tutti e quattro con la maglia di Natale, così ci facciamo anche delle belle foto, e ho preso, i bambini saranno vestiti uguali, e io e Gabriele circa uguale, perché io ho preso questa, che costava 10 euro, che ha le paillette sulle stelle, no, guardate che bello ragazzi, non vedo l'ora di indossarla, è una maglia che veste abbastanza larga e comoda, e Gabriele sempre blu simile, aspettate, questa è più grande, mi devo allontanare, guardate,
No, sono troppo carine. Quindi insomma, faremo l'albero probabilmente con queste maglie e ci scatteremo le foto con queste maglie e forse anche la cena della vigilia. Adesso vediamo. Sono emozionata, mamma mia. Manca un mese, cioè manca quasi un mese praticamente. Vabbè, andiamo avanti. Ho preso un set di calze per me, poco interessanti, però molto convenienti perché erano 7 paia, 4 euro in cotone. Le ho prese taglia 39-41 perché quelle che avevo preso l'altra volta uguali le avevo prese 35-38. Mi si sono ristrette abbastanza. Io ho un 37 di piede, mi si sono ristrette e adesso mi andavano corte. E quindi ho detto: vabbè, questa volta le prendo più grandi. In effetti le ho infilate e vanno bene. O vestono strette, non lo so, però secondo me un 41 qua dentro non so se ci sta. Boh, vabbè. Comunque, queste qua che andavano bene. E adesso invece vi devo far vedere le scarpe che hanno scelto i bambini. Le hanno scelte loro, siamo andati da Pittarosso perché c'era la promozione acquistando 4 paia di scarpe, praticamente uno veniva in omaggio. Primo paio di scarpe, Maurizio. Ragazzi, siamo arrivati a 32 di numero. Io ho 37, Maurizio ha 5 anni e ha 32 di piede, cioè vi ho detto tutto. Comunque, queste qui, carine, carine, scarponcini blu, gli sono piaciute talmente tanto che ha voluto prendere l'altro paio uguali a queste, però nell'altro colore. Adesso ve lo faccio vedere. Eccole qua, queste sono le mie preferite in assoluto, mi piace un sacco come colore. Allora, queste qui, dopo vi dico il prezzo di tutto, comunque a prezzo pieno costavano 25,99. Belle, 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 queste mi piacciono. Adesso vi faccio vedere invece quelle che ha scelto Camilla. Ecco qua quelle di Camilla. Allora, c'erano uguali rosa. Oh, io avrei scommesso che le sarebbero piaciute di più quelle rosa, invece no. Appena visto questo se ne è innamorata, perché lei dice che praticamente ha questi colori che fanno arcobaleno e quindi, vabbè. In effetti sono fatte abbastanza bene, hanno anche la cucitura. Non so se riusciamo a vedere, sì, se riuscite a vederla, anche la cucitura è arcobaleno, molto carina. Lei come numero abbiamo preso il 30, praticamente ha due numeri in meno di Maurizio, pensate. E la pelliccia, il pellicciotto qua è solo decorativo, dentro sono, non hanno il pellicciotto, preferisco perché dopo c'è troppo caldo, anche perché lei ha già detto che queste le vuole mettere per la scuola. E poi invece vi faccio vedere le altre che ha scelto per la prima volta, ha scelto un paio di stivali, stivaletti in realtà, però è la prima volta che indossa un paio di stivaletti, ve li faccio vedere. Ed eccoli qua gli stivaletti che ha scelto. Allora, lei è partita dicendo: voglio un paio di stivaletti con i disegni, che non è facile trovarli perché o si trovano quelle, sapete, quelle tutte lucide di vernice con le stelline, cioè che sono troppo, a me non piacciono sinceramente, anche se sono molto da bimba, però io speravo che lei scegliesse sinceramente un paio di stivaletti neri un po' più elegantini perché non le ha mai prese così. E in effetti ha fatto, però ha detto: sì, le voglio nere, però voglio quei disegni. E nere con i disegni non è che ce n'erano tantissime, ce n'era un altro modello, ma non c'era il numero. E niente, alla fine ha trovato queste, che effettivamente sono carine. Allora, qui non so se si vede bene, però sono brillantinate, sì, forse un po' si vede così. E vedete, sono stivalette, ma non sono tanto alti, insomma, per iniziare a portare gli stivaletti va bene. Adesso il più è che devo prenderle dei vestiti, perché lei è sempre in giro. Allora, a scuola andiamo sempre con i pantaloni comodi, non da tuta, ma quasi. Invece per uscire dovrei prenderle dei vestiti, non solo jeans, un po' carini da mettere con le calzamaglie e gli stivaletti, perché adesso ce li abbiamo. Adesso li dobbiamo assolutamente sfruttare. E belli, mi piacciono. Allora, tutte queste paia di scarpe, sono 4 paia di scarpe, costavano tutte uguali, sì, 25,99 ciascuno, quindi circa 100 euro. In realtà abbiamo pagato soltanto 78 perché una ce n'è venuta in omaggio. Abbiamo approfittato, in realtà volevo prenderle anche per me e anche per Gabriele, ma priorità ai bambini, come sempre, come sempre. Però almeno abbiamo due paia di scarpe. E fino all'anno scorso veramente facevamo con un paio a stagione, uno, due, cioè uno da ginnastica e uno per uscire. Quest'anno ovviamente fanno più cose, vanno a scuola e serve più roba, ecco. Allora, e adesso io metto tutto a posto, adesso vado. Chiudo il video, vado a recuperare i bambini e continuo con tutte le mie cose che devo fare. Nel pomeriggio facciamo l'albero, registro tutto, vi faccio vedere tutto. Magari seguitemi su Instagram perché lì
vedrete in anteprima tutto. Altrimenti ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. E stavolta giuro che l'albero lo vedrete, lo giuro, perché veramente riesco, cioè è un continuo rimandare, no, stavolta albero. Un bacione, ciao a tutti, grazie, alla prossima!